Ciao a tutti, oggi altra puntatona e abbiamo con noi un grande ospite, Gerardo Grasso. Tra poco ti lascerò presentare, Gerardo. Buongiorno. Però prima vi anticipo il tema, emergere nel settore turistico. Come sappiamo oggi è sempre più difficile dove ci sono, in una realtà dove ci sono tantissimi player, far sì che la nostra struttura appaia, coinvolga l'utente, riesca a vendere a un prezzo che non sia il più basso del mercato e su questa cosa qui Gerardo ha da dire la sua. Quindi, prima di tutto, Gerardo, presentati per chi non ti conoscesse e correggimi se ho malinterpretato la missione. Assolutamente no, Fabio, buongiorno a tutti. Io sono Gerardo Grasso, lavoro per Merit International, sono Senior Manager Digital Field Marketing Europe Luxury, quindi mi occupo principalmente di hotel di lusso per i mercati di Spagna, Portogallo, Italia e Grecia. E sono, un grande appassionato di content marketing, applicato ovviamente all'esperienza turistica e di storytelling. Quindi in particolare, più che lo storytelling, sono sempre stato interessato, coinvolto da quello che invece poi è la quintessenza dello storytelling, cioè la narrazione, cioè come narrare l'esperienza turistica. Esatto, questo è appunto il primo tema. Io vorrei far capire a chi ci ascolta l'importanza di questo, cosa significa narrare l'esperienza turistica, perché dobbiamo farlo, che vantaggi ci dà. Questa è un po' la prima cosa che ti chiedo, perché penso che per tanti non sia ancora chiaro che in un'epoca dove arriva la AI, e dal mio punto di vista sarà una livella, perché uniformerà, cioè sarà uno strumento che viene dato uguale a tutti. Quindi, lasciata questa fase iniziale dove chi è pioniere può avere un vantaggio, un domani sarà un nuovo standard. Certo. Noi dobbiamo apporre su ciò la nostra essenza. Assolutamente sì, e la narrazione da questo punto di vista ci aiuta molto. Spesso quando si parla di narrazione turistica si pensa per lo più al cosiddetto destination marketing, quindi al marketing della destinazione. In realtà un approccio narrativo tende invece a costruire una storia intorno all'esperienza di viaggio piuttosto che alla destinazione in sé. E c'è un detto latino che mi è sempre molto piaciuto, cioè che la narrazione è l'immagine dell'anima, ed è vero, perché poi sostanzialmente attraverso la narrazione noi riusciamo a generare quella che è appunto una interpretazione autentica e distintiva di quella che è la cultura, l'identità di un territorio, di un posto, di una destinazione. E in un certo senso la narrazione agisce un po' da ponte, da punto di collegamento tra quella che è l'ispirazione, cioè la parte alta, come si suol dire, del funnel di conversione, del customer journey, che si applica ovviamente anche in ambito turistico, e il turista. E questo ponte ovviamente si evidenzia appunto nell'opera che esercita la narrazione. Le narrazioni plasmano ovviamente quelle che sono le esperienze digitali, tant'è che quando appunto mi trovo spesso a riflettere su quella che è poi il valore assoluto della narrazione, in realtà pensiamo a quello che è il sesto senso, cioè il senso digitale, che è il senso attraverso il quale noi poi proviamo un'esperienza prima ancora appunto di darle vita, no? Devo già vivere da casa, immaginarmi già in quel contesto. Esatto, però, e quindi emozioni. Come nel mondo reale c'è, il senso, l'udito, il tatto, il gusto, che ovviamente sono tutti i cinque sensi che vanno a definire, quella che è l'esperienza turistica nel momento in cui la fruiamo. La narrazione è il senso digitale, cioè è il modo in cui l'esperienza digitale si sostanzia e che è un'esperienza digitale che ha un'importanza fondamentale nel processo di conversione, nel processo di acquisto, perché ci ispira, perché plasma la nostra comprensione del mondo. Ovviamente è uno strumento fondamentale anche per consolidare quella che è l'identità di un luogo, di una destinazione, e soprattutto la narrazione ci consente anche di organizzare in qualche modo e interpretare quelli che sono i nostri desideri, i nostri bisogni, e che tanto poi incidono sul processo di conversione. Quindi stiamo parlando poi di una vera e propria leva di marketing alla fine, cioè la narrazione è un elemento che agisce nella parte alta del funnel, quindi non sicuramente nella parte bassa, dove è tutto prezzo, offerta, last minute, ma nella parte in cui l'utente è più aperto alle suggestioni. Ma mettiamo che io vado su Google e mi cerco hotel A, nome città, mi appaiono 10 hotel, li apro,
Uno in questo hotel mi spara foto della camera e prezzo, l'altro mi fa assaporare il territorio, che cosa mangerò quando vado lì, che attività potrò fare quando vado lì, vedo le foto di chi mi ha preceduto, delle belle esperienze, e poi tutta la narrazione, cioè quindi la narrazione in senso lato, di tutto ciò che costruisce quel percorso lì. Io aderisco, è molto anche nella parte bassa del funnel, comunque secondo me ha un impatto enorme per differenziarmi rispetto al competitor e non usare soltanto 4 foto e un prezzo come discrimine. Esatto, sì, diciamo che l'idea è quella appunto di valorizzare quella che è l'esperienza, trasmettendo poi un messaggio di unicità, di peculiarità, che poi diciamo è quello che ci consente anche poi di distinguerci in un'offerta che è praticamente indifferenziata e molto spesso anche standardizzata, quindi se non si fa leva su quello che è appunto la distinzione a livello di contenuti, a livello di storie e quindi anche poi di storytelling, chiaramente diciamo è molto difficile emergere, molto difficile distinguersi in un ambiente poi appunto altamente competitivo. Il termine narrazione trasformativa allude a questo? Sì, diciamo l'essere trasformativo è uno degli attributi della narrazione così come la immagino, nel senso che gli altri attributi ovviamente sono innanzitutto che la narrazione è transmediale, cioè nel senso che comunque si applica a tutti i canali che compongono l'ecosistema digitale di un piccolo business o di una grande catena alberghiera, di un ristorante, di un qualsiasi ente o servizio, diciamo, turistico o business turistico. Per trasformativa invece si intende, diciamo, un attributo specifico della narrazione che più che altro che riesce appunto a attivare un cambiamento, una trasformazione appunto nel turista, cambiando quella che è la sua percezione del mondo, cambiando quella che è il suo approccio con la realtà e provocando quella che in certi versi può essere definita come una vera e propria metamorfosi interiore. Quindi è, diciamo, la narrazione applicata soprattutto nella cosiddetta parte alta della famosa piramide di Maslow, laddove ci sono poi i bisogni di realizzazione interiore, di autodeterminazione del turista. E il turista contemporaneo cerca questo tipo di esperienze, cerca questo tipo di riconoscimento anche personale e vive l'esperienza turistica come un momento appunto di trasformazione. E ovviamente, insomma, per narrazione trasformativa vuol dire anche una narrazione responsabile, quindi attenta a quelle che sono poi le dinamiche e le criticità tipiche del turismo per come lo viviamo attualmente, una narrazione accessibile nel linguaggio, quindi attenta anche alla trasmissione di valori e attenta alla cultura, all'identità di ogni singola destinazione, e in ultima analisi ovviamente una narrazione che ispira, proprio perché va a innescare, elevandosi appunto come leva di marketing, va a innescare appunto un processo di cambiamento che incide poi sulle decisioni di acquisto del viaggiatore. E qui mi aggancio con due temi che secondo me quest'estate abbiamo sentito parlare tanto, quest'estate, anzi negli anni: overtourism e influencer marketing. Come chiudiamo i cerchi? Ma allora, la narrazione è una responsabilità, e queste responsabilità si vedono chiaramente in due dei principali problemi connessi al modo in cui attualmente noi raccontiamo l'esperienza turistica. Quando parliamo di overtourism mi viene in mente uno studio di Bowman molto interessante che raccontava il modo in cui è cambiato il modo in cui fruiamo delle esperienze o comunque il modo in cui consumiamo di beni e servizi, che è un consumo di tipo liquido, cioè un'esperienza quasi sempre superficiale, immediata, perché cerchiamo la gratificazione immediata, un'esperienza altamente connessa, anzi resa sempre più accessibile dalla connessione. E questo tipo di consumo liquido si oppone a quello che è invece il consumo solido, invece un consumo strutturato, responsabile, consapevole. Per intenderci, diciamo, un consumo liquido dell'esperienza turistica, per esempio, può essere un weekend organizzato all'ultimo minuto, raggiungendo una destinazione di cui non si sa nulla e che probabilmente finisci col fare i soliti itinerari turistici che ovviamente, insomma, ti connettono poco con la destinazione. Un consumo solido, per esempio, sono i cosiddetti grand tour, che appunto sono poi, diciamo, la matrice, no, del turismo, così come accadeva con gli intellettuali dei secoli passati. Ecco, quindi questo tipo, diciamo, di consumo sicuramente è una delle cause principali. Mi aggancio con una cosa che mi diverte sempre. Quando devo fare le analisi delle parole chiave sulle varie destinazioni,
quasi tutte le persone, una delle leve di marketing più efficaci è fare qualche cosa che i turisti normalmente non fanno in quel luogo, no? Quindi tutti cercano mete nascoste, quelle, cioè, tutte quelle esperienze quando visiti una città che non sono le tappe classiche del turista. Ognuno vuole sentirsi in un'esperienza esclusiva, non inflazionata. Quindi, cioè, c'è anche una volontà in quella direzione, va coniugata con un mondo mordi e fuggi. Esatto. E diciamo che da questo punto di vista, appunto, l'overtourism è generato poi sostanzialmente da questa FOMO, da questa fear of missing out, no? Tipica del turista che vuole, ricercando questa realizzazione e questo riconoscimento, no, della sua identità di turista, insomma, tende a riproporre, diciamo, sempre gli stessi scatti, a vivere delle esperienze che sono più o meno omologate, no? E quindi finiscono con l'impattare sugli stessi itinerari, le stesse tipologie di attrazioni, le stesse esperienze poi alla fine. E in realtà questo poi si ricollega poi anche a questo diciamo, paradosso tipico dell'esperienza turistica, cioè da un lato noi cerchiamo di un'esperienza sempre più connessa, quindi ovviamente anche il turista è oggettivamente un individuo connesso con l'ambiente circostante. Questo eccesso di connessione però provoca una disconnessione paradossalmente con quella che è la realtà. Esatto. E quindi diciamo che la narrazione da questo punto di vista ha una responsabilità enorme, perché appunto è qui che entra in ballo, diciamo, la ricerca di un modo nuovo di raccontare l'esperienza turistica, un modo meno omologato, un modo anche personalizzato su quelli che sono poi gli interessi e i bisogni del turista. E diciamo che muovendosi da un atteggiamento, da un approccio, diciamo, meno contenutistico, no? I cosiddetti articoli che troviamo tantissimo, che ovviamente sono fondamentali dal punto di vista della SEO, per carità, però ovviamente ritrovarsi, diciamo, sempre la solita lista di le 10 cose che non puoi perdere. No, guarda, te lo dico da sé, non funziona più, nel senso, cioè, ce n'è un milione di articoli di cosa fare 3 giorni a Milano, significa che io non devo essere presente su quelle chiavi? Sì, ci devo essere, ma diversamente. Assolutamente. Devo arrivare lì e prenderti, partecipi, fartela previvere quell'esperienza, fartela sentire, farti capire l'essenza di quello che vado a visitare. Questo è il modo, l'unico modo che abbiamo di differenziarci e valorizzare ciò che stiamo facendo, altrimenti c'è già assolutamente sì. Assolutamente sì, quindi spostarsi da un atteggiamento, diciamo, da un approccio più orientato alla checklist, no? Quindi visto Colosseo, vista i fori imperiali, ma invece connettersi in maniera più autentica con la destinazione. E quindi questo poi si ricollega poi anche a un atteggiamento valoriale decisamente più attento, quindi abbracciare un turismo più sostenibile e soprattutto esplorare delle leve narrative che si distaccano poi da quella che è la narrazione che finora è stata fatta dell'esperienza turistica e che, diciamo che nella maggioranza dei casi è stata appaltata, oserei dire, agli influencer. Quindi questo si ricollega all'altro discorso che facevi, cioè il fatto che oggettivamente oggi l'influencer marketing va rivisto con un approccio completamente diverso. C'è sicuramente una crisi di credibilità, ma anche c'è anche una nuova generazione che probabilmente considera l'influencer in una maniera diversa rispetto appunto a come accadeva in passato. E soprattutto c'è una coscienza critica che tende a mettere in discussione, diciamo, anche, diciamo, questa cultura del supplied, o comunque. Io dico tanto, metteteci la faccia. Esatto. Metteteci la vostra faccia. Bisogna metterci la faccia e soprattutto bisogna che anche le imprese, le aziende si interroghino sul valore della collaborazione con l'influencer. Cioè, esattamente, affidarsi all'influencer X è davvero quello che serve al nostro business? Cioè, qual è il tipo di narrazione che questo influencer porta avanti? Quali sono i suoi valori? Qual è la sua visione? Con un approccio del genere ti rendi conto che ovviamente, insomma, come dire, si va ben oltre la cultura e appunto la pratica dei supply, o comunque, insomma, delle offerte gratuite di beni, prodotti, esperienze e servizi che poi paradossalmente si traducono in una narrazione anche questa molto omologata. Cioè, quindi il classico scatto dell'influencer che è ospite in una stanza, in una camera d'albergo, e quindi fa la famosa foto della colazione a letto, il panorama. Cioè, ci sono una serie di cliché anche, no? Che ormai vanno decisamente superati. Da questo punto di vista, l'orientamento verso un approccio narrativo all'influencer marketing può
pone in evidenza anche che bisogna cambiare ruoli. Più che l'influencer, più che di influencer, oggi abbiamo bisogno di creator, quindi di produttori di contenuti che ovviamente sappiano ovviamente maneggiare quella che è, diciamo, la narrazione, e sappiano costruire una narrazione che sia funzionale agli obiettivi di business che ovviamente le imprese, le strutture alberghiere si aspettano anche dalla collaborazione dell'influencer. E ovviamente è un approccio decisamente più trasparente, perché chiaramente, insomma, molto spesso anche la pratiche opache o anche comunque, diciamo, la mancanza di trasparenza si trasforma poi anche in una mera ostentazione del privilegio che ovviamente, diciamo, non ha più quel fascino che forse magari qualche anno fa c'era, indubbiamente. E qui, guarda, qui mi aggancio perché il tempo vola, è già passato più di un quarto d'ora e questi sono temi infiniti che però chi opera nel settore deve conoscere come l'Ave Maria. Quindi qui mi aggancio a due temi. Prima cosa, rimanete informati. Gerardo ha una newsletter gratuita e non so, ha fatto anche un libro. Quindi Gerardo, di nuovo, presenta i metodi con cui una persona si può... Allora, io ho in uscita un libro per Dario Frecoglio che si chiama Travel Telling, e che appunto, insomma, ha come tema appunto quello della narrazione turistica e come appunto oggi debba essere costruita la narrazione turistica. E oltre ovviamente al testo in uscita c'è ovviamente anche una sorta di espansione multimediale, diciamo così, cioè c'è un sito dedicato che è www.travel-telling.com, da cui appunto è possibile iscriversi alla newsletter. L'ho concepito un po' come una serie televisiva, quindi cioè praticamente ci sono le stagioni, adesso sono alla prima stagione, ma appunto sto per lanciare la seconda. Ogni stagione ovviamente ha, diciamo, N episodi, e ogni episodio è un approfondimento su tutto quello che riguarda appunto i temi che ho trattato nel libro, ma sono contenuti nuovi, a volte anche contenuti che non ho avuto la fortuna di inserire nel libro, perché magari ovviamente ci sono anche dei limiti di tempo e quindi, o di spazio, e quindi insomma è un modo anche per continuare il dialogo con i lettori, che poi fondamentalmente è la cosa che mi interessa di più, soprattutto perché ci vuole un dibattito autentico su quello che è, sul modo in cui concepiamo oggi l'esperienza turistica. E abbiamo visto anche quello che è successo quest'estate appunto con la critica che il turismo, le onde di turisti spesso, diciamo, provocano nelle grandi città, ed è il tempo forse appunto di maturare una riflessione di tipo diverso, forse anche ricercare maggiore autenticità in quello che facciamo e in quello anche che poi i business turistici propongono ai viaggiatori di oggi. Questa è una cosa che io ripeto come un mantra in tutti i settori, anche se vendo le caldaie. Io ti devo rendere partecipe di un'esperienza, ti devo vendere un'autenticità, devo uscire dalla mischia e farti, cioè devi entrare in una famiglia, non so come dirlo, no? Però non basta più, ma poi è brutto proprio, cioè oltre ad essere inefficace, per cui è davvero importante costruire questo percorso. Gerardo, grazie mille. Ah, grazie a te Fabio, è stato un piacere. Ma figurati, è un piacere mio. Troverete qua sotto tutti i riferimenti a Gerardo, per la newsletter, per il libro, se gli volete scrivere un messaggio, grazie a voi, e davvero su queste cose prestate attenzione, so che sono ripetitivo e torno spesso su questi argomenti, ma 9 su 10 è il principale problema che incontro quando si va a fare un'attività, per cui un'analisi sul perché un'attività non cresce, non è la campagna, non è la SEO, non è un problema di server, è un problema di ma chi cacchio sei? Esatto. Grazie mille. Grazie Fabio. Ciao.